Eccolo ragazzi, il martello di Thor, puttana maiala. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Johnny 8. Siamo di nuovo su Assassin's Creed Valhalla in uno speciale, quindi collegato ai tre speciali dedicati alle figlie di Lerion, quelle tre arpie malefiche che ci siamo sconfitti e che ci hanno regalato ogni pezzo e set dell'armatura di Thor, tranne il mantello. Il mantello lo prenderemo una volta che saremo arrivati a un certo punto della storia, che avremo il quadro dell'ordine con queste uccisioni. Per vari motivi, adesso non vi dico ovviamente senza spoilerarvi nulla il perché deve essere così, ma lo capirete. Lo capirete ovviamente se seguite la mia serie e lo capirete se arriverete a questo punto nel gioco. Quindi, come mai ci vuole, vi sto parlando delle arpie e del set di Thor? Perché stiamo andando appunto a prendere il martello di Thor. Il martello di Thor si trova in Norvegia, nella regione Hordafylke, che per l'esattezza si trova in questa gola che potete vedere qua sopra la mappa. Io c'ero stato a vedere il martello perché l'ho cercato in lungo e largo, alla fine l'ho trovato e si trova lì. Ci sono stato a vederlo, ma non te lo fa prendere, non ti ci fa interagire, perché per prenderlo bisogna che tu sia Thor, probabilmente, devi essere riconosciuto come Thor. E quindi ci vogliono tutti i pezzi, tipo le brache di Thor, guanti di Thor, l'elmo di Thor, la corazza di Thor e la cappa di Thor, quindi tutto il set di Thor. Probabilmente adesso saremo degni, spero ci sia, guarda ragazzi, io spero ci sia anche un obiettivo o un trofeo, insomma, se giocate su PlayStation. Un obiettivo chiamato sei degno, cioè mi farebbe veramente contento come un bambino, sarebbe proprio spettacolare. Attracchiamo la nostra bella nave ragazzi e andiamoci subito a vedere. Vi faccio vedere, cioè camminiamo insieme senza tagliare il video, così almeno si potete vedere anche voi dove recarvi. E sale la suspense ragazzi per il martello di Thor. È da quando ho iniziato il gioco che lo voglio sto martello. Allora, mi devo ricordare la strada, dovrebbe essere di qua. Aspetta, eh. Ok, sì, ci basta andare su di qua. Dice lancia fulmini, cioè dice lancia fulmini. È il martello di Thor, puttana maiale, se non lancia fulmini non lo va più, eh. Allora. Quando ci sono stato l'altra volta, ho visto una specie di gol e ho detto, bah, potrebbe essere lì dentro. E infatti poi alla fine era lì dentro. Mi sembra che sia quassù. Esatto, eccola qua ragazzi. Questa qua è la gola. Quindi è l'ingresso della gola, è praticamente subito lì sotto. Quindi vi faccio vedere il punto preciso della mappa. Questo è il punto preciso a Hordafylke. In Norvegia ovviamente, dove dovremo arrivare. La cosa migliore per arrivarci secondo me è andare a fare il viaggio rapido a questo punto qua di sincronizzazione, oppure insomma questo se li avete sbloccati, scendere giù nell'acqua, chiamare la nave e recarsi qua e arriverete appunto a questa gola qua. E adesso niente, non ci resta ragazzi che fare la discesa e possiamo già vedere là il martello che ci sta aspettando ragazzi. Ci sta veramente aspettando lì ragazzi, quindi ce lo guardiamo adesso. Lo guardiamo adesso ragazzi. Si può interagire infatti, prima non mi faceva interagire. Eccolo ragazzi, il martello di Thor, puttana maiala. Ok, finito il momento. Niente obiettivo? Niente obiettivo. Sì, sì, sì. Dimmelo. No, smartella tutto. Ma vai a cagare. Lo potevate chiamare a testa e degno, cioè. Brandisci Mjolnir, ragazzi. Sto brandendo il Mjolnir. È piccino, per essere il Mjolnir. Ma insomma, dai. Sono degno, però. Sono degno, ragazzi. Sono degno. Allora, vediamo questo martelluzzo com'è. Vediamo questo martelluzzo com'è rispetto a Excalibur che c'avevo prima.
Allora, Excalibur dovrebbe essere questa qua. Fa più stordimento, ovviamente è un pelino più veloce, precisione critico un po' di più leggero. Attacco 123, magari fa un po' meno danno, però ragazzi, a me mi interessa poco. È il martello di Thor. Puttana, ma Yala, vada, ma è bello. Direi di fare una ossa io subito, ragazzi. Si va proprio subito a vedere il danno che fa adesso. Si viaggia in Inghilterra. Si va a cercare un posto dove c'è dei nemici e si prova a fargli subito il culo. Allora, ci siamo, ragazzi, eh. Sono in una zona dove ci dovrebbe essere dei nemici. Così si prova il martellone. Puttana, ma ragazzi. No, vabbè, è una cosa stratosferica questo martello lì. Oh, c'è anche un bestione qua. Però gli ho fatto attacco furtivo. Vabbè, pace. Se ne troveranno altri. No, vabbè, è una cosa incredibile, ragazzi. È una cosa incredibile il martello di Thor. Va bene, ce lo siamo visti, ragazzi. Non vi faccio vedere altro, così magari anche voi ve lo gustate quando lo potete prendere. E niente, chiudiamo qua questo speciale, ragazzi. Vi ringrazio di essere stati con me. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, seguite le pagine social e ci diamo appuntamento nei prossimi video di Assassin's Creed Valhalla, che probabilmente saranno anche quelli finali, perché siamo vicini alla fine. Mi raccomando, non ve li perdete. Ciao ciao.